Ciao a tutti ragazzi, si va per la tappa numero 3 della nostra Vuelta con il team DSM, una tappa che nella realtà misura ben 202 km, la nostra molto ma molto meno, solo 120, però ho scelto questa tappa perché assomiglia abbastanza nel finale con questa ultima salita su prima categoria, il nostro Honor Category, è il Col de Port, però non è così duro in teoria come altri GPM che ci sono nel gioco, quindi secondo me poteva rispecchiare abbastanza il finale della tappa reale. Quindi andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza con il nostro Bardet, che purtroppo per la giornata non ha un picco di forma buono, quindi dovremmo difenderci, penso. Vediamo se riusciamo a portarci a casa nella top 5 dei migliori, sarebbe buono come risultato. Ovviamente andremo a fare il traguardo volante con il nostro Dainese per i punti per la maglia verde, di cui siamo leader. E poi ci andremo a godere, penso, fino dall'inizio l'ultima salita. Ce la godiamo proprio dall'inizio insieme. Quindi, che dire, ci vediamo appunto al traguardo volante con Dainese. Ed eccoci al traguardo volante, poco meno di 3 km. Vediamo di riuscire a prendere più punti possibile. Ce ne sono in palio 10 per il gruppo. Davanti una fuga di 5, a parte che è abbastanza sotto controllo perché i fuggitivi li vediamo, quindi chissà che magari ci siano più punti. Attenzione, già partita la volata? Volata lunghissima, lanciata da chi è? Crass, sembra se si pronuncia così. Andiamo ora a 1 km a fare la nostra volata. De Mar era già avanti perché ha seguito attacco di Crass. Noi niente, prendiamo la quarta posizione del gruppo che sono 7 punti. Sì, eccoli qua, 7 punti. Quindi direi dai, abbastanza buono per difenderci. E inizia ora l'ultima salita, l'ultima scalata per questo Col de Port, che ovviamente nella realtà non è il Col de Port, però è un altro GPM abbastanza duro. Mi ero messo Tusvel da proteggerci, gli si è annullato l'ordine, vabbè. Io direi ora, ma andiamo avanti un po' velocemente, magari fino ai 7 km. Attenzione, è partito qualcuno. Ciccone. Ciccone, in effetti ci sta che Ciccone parta da lontano, anche nella realtà lo fa, quindi ci sta. Gioco realistico, diciamo, in questa cosa. Ora andiamo a dare gel blu ai nostri compagni. Quindi gli diamo più o meno tutta la squadra, ma sì. E ora vediamo perché il nostro Bardet appunto non sta troppo bene in questa giornata, non ha un gran picco di condizione, anzi ce l'ha proprio che appunto non sta bene. Qua Ofsted che addirittura fa da tappo il suo capitano Roglic. Comunque ora vediamo cosa si può fare. Certo è che ci dovremmo difendere. Mi aspetto un attacco da parte di Landa o Bernal, che siano i primi a lanciare un attacco. Ovviamente Roglic è super favorito. Vediamo, per ora Bahrain Victorious a lavorare insieme a Ineos. Appunto davanti al gruppo chi c'è? Pidcock e Puls che stanno facendo il lavoro ora. Questa tappa sarà molto curiosa da vedere nella realtà, soprattutto in casa Ineos, che in teoria il capitano dovrebbe essere Bernal, però come hanno anche Carapaz e Adam Yates, in cui io ci spero molto, e vedremo che faranno nella realtà di Ineos. Ma ora concentriamoci qua nel gioco perché siamo entrati negli ultimi 5 km, quindi bisogna stare attenti. A breve andremo a prendere il gel blu. Bravissimo il nostro Tusvelde qua, che ci sta proteggendo. Ora direi che forse era meglio metterci Aresman, però vabbè, fa niente. Tanto anche se rimaniamo da soli non cambia troppo la cosa. 4 km, per ora ancora nessun attacco, questo ci può andare solo che bene. Ora Van Arvaez a fare il ritmo, però ci siamo noi in seconda posizione, quindi creiamo un piccolo buco per rallentare l'andatura del gruppo. Va la Ineos, eccola qua, con Van Barle. Attenzione, attenzione, che è Landa? È Landa che sta attaccando?
Non lo so, mi sono perso se è Landa, penso proprio di sì. Sì, è Landa, è Landa. È Landa che attacca. Quindi, andatura che ovviamente si fa molto, ma molto più difficile per noi. Cerchiamo di non far ancora creare il buco per ora. 2 km e mezzo, tutto il gruppo qua davanti. E allora forse possiamo riuscire a rimanere insieme al gruppo dei migliori. Io pensavo che questa tappa fosse molto peggio, sinceramente, di quello che si sta rivelando per noi. Occhio Roglic che riparte. 1 km e mezzo, andiamo a finire di prendere il gel blu. Ma ci dobbiamo alzare sui pedali perché qua l'andatura è veramente, veramente atroce, quella che sta mettendo ora Roglic in testa al gruppo. Arrivano tutti gli Astana e i Movistar che si assomigliano, sembrano un'unica squadra, invece no. Andiamo a prendere un po' di gel rosso per una volata finale che potremmo addirittura provare a vincere. Andiamo ora con il calo di frame in generale. No ragazzi, però sto gioco è veramente allucinante. Questa tappa si può anche vincere, però penso che non andremo a vincere proprio per questo lag. E invece anche col calo di frame però crolliamo, nulla da fare, la vince Roglic. Secondo Bernal, noi comunque terza posizione, quindi 4 secondi da buono, non male. Non male veramente questa tappa per il picco che aveva il nostro Bardet. Quindi vince la tappa Roglic, ma noi ottimissima terza posizione con il nostro Bardet, quindi 4 secondi di abbuono guadagnati a tutti gli altri, a parte che Roglic e Bernal. Quindi classifica generale che vede Roglic sempre in testa, 33 secondi Jonis Aguirre, 37 Bernal, 39 Lopez e a 41 ci siamo noi con Bardet. Poi 56 Landa, quindi siamo tutti lì nel minutino. Tutti i favoriti, quindi vediamo. Certo è che Roglic questi secondi di vantaggio sarà molto difficile recuperarli. Ora vediamo anche la Poix che è di Roglic, 20 punti, 15 Bernal, 12 il nostro Bardet. Maglia verde siamo primi, 60 punti da Inese, 48 Demar. Maglia bianca abbiamo solo Arensman in settima posizione, ma poco ci interessa questa classifica. Classifica a squadre sesti, quindi non male. E nella combattività ovviamente ancora nessuno abbiamo messo nelle fughe, ovviamente inizieremo quando ci saranno tanti GPM da andare a conquistare per la maglia Pois, che forse il nostro leader per la Pois sarà proprio Arensman, mi sa. Comunque vedremo nelle prossime tappe. Quindi una gran terza tappa, ottima per il nostro Bardet, quindi ci vediamo domani con la prossima tappa di questa Vuelta. Ciao ciao a tutti!